Amici di Radio Laser e di Laser TV, questa sera un bellissimo appuntamento qui al villaggio Giardini d'Oriente a Novasiri Marina, organizzato dall'Associazione Comunità e Tradizione e dall'Associazione Radici. Con me il presidente dell'Associazione Comunità e Tradizione Antonio Minonne ed il proprietario nonché responsabile della struttura appunto villaggio Giardini d'Oriente, l'ingegner De Santi. Ingegnere, di solito, spesso nel corso dell'anno in questa struttura si organizzano una serie di eventi legati alla cultura, ma in particolar modo anche quelli legati al mondo dell'associazione appunto Comunità e Tradizione. In questo caso un tema abbastanza scottante, quello dell'Islam, del nuovo libro di Magdi Cristiano Allam dedicato a Siamo in guerra. Su una struttura del genere, turistica sul Metapontino, visti i tempi diciamo abbastanza così critici dal punto di vista ISIS e tutta una questione legata appunto al terrorismo, si vive sicuramente bene, in sicurezza? Ci sono secondo lei delle possibilità che l'ISIS possa essere anche presente sulla costa ionica? No, questo no, assolutamente. L'invito che abbiamo fatto stasera, grazie alla collaborazione con le associazioni, è perché anche durante la vacanza si può parlare di temi scottanti, di temi sociali, di temi economici, liberi anche dalle sovrastrutture dovute all'impegno lavorativo, eccetera. Quindi c'è più serenità per riflettere su argomenti che ci appartengono. Oggi in una globalizzazione così spinta, no? Qualsiasi problema è un problema, così in una globalizzazione così spinta, ogni problema che succede altrove è un problema che si riflette su di noi. E quindi la consapevolezza di questo deve entrare nella coscienza di tutti gli individui. E quindi avere le strutture turistiche dove si produce anche momenti di cultura, di consapevolezze, di problematiche sociali, di problematiche di crescita economica o anche di ricognizione di quelle che sono le nostre radici, è estremamente importante. Un servizio completo, diciamo, nel senso che anche il turista che viene qua nella vostra struttura trova il momento per diciamo occuparsi anche di cultura ed ascoltare e soprattutto godere di questi personaggi importanti, come ad esempio quello di questa sera, Magdi Cristiano Allam. Ma diciamo, legato invece al discorso turistico, com'è la stagione turistica 2016 qui a Giardini d'Oriente? La stagione turistica 2016 è una stagione ottima, ma già l'anno scorso abbiamo avuto i primi segnali di ripresa. Io poi rappresento un contratto di rete che raggruppa gli operatori turistici della fascia costiera ionica della Calabria, della Puglia e della Basilicata, quindi sostanzialmente ho i numeri a disposizione. E l'anno scorso il prodotto mare ha avuto una crescita del più 7% in Italia, in Calabria del più 10%, in Puglia del più 10%, la fascia ionica metapontina ha avuto un incremento del più 13%. Ecco, può essere legato questo fattore anche al fatto che gli italiani forse quest'anno, visto anche il momento delicato internazionale sul terrorismo, hanno scelto di rimanere in Italia e soprattutto di scendere al sud? Questo può essere un fattore, ma l'elemento più importante a mio avviso è che la crisi è superata, almeno sul piano psicologico la crisi è superata. Noi abbiamo avuto negli anni precedenti persone che avevano una capacità di spesa e non hanno speso per paura che la crisi avesse delle drammaticità ancora più acute. Oggi c'è il convincimento che la crisi è alle spalle, anche se la ripresa è lenta, però si è ritornata a spendere. Quindi anche famiglie che di solito non andavano in vacanza all'estero, ma che non hanno scelto di andare in vacanza per risparmiare, quest'anno li ritroviamo tra di noi. Quindi, quali sono le potenzialità oggi del Metapontino, visto che lei diciamo conosce i numeri perfettamente della nostra zona, e che cosa si può fare ancora per migliorarsi sempre più? Le potenzialità del Metapontino sono elevate, perché è un territorio che non è piagato dalla cementificazione selvaggia, da una situazione di inquinamento, da un'industria pesante,
da infrastrutture, così come in molti casi della Puglia e della Calabria che hanno saccheggiato le coste. Quindi noi abbiamo delle potenzialità in termini di territorio enormi. Abbiamo però un grosso problema, che le nostre strutture sono cresciute bene, basti pensare anche alle portualità importanti che ci sono a Pisticcio o a Policoro, però il territorio non è cresciuto in modo adeguato. Abbiamo situazioni infrastrutturali che non sono degne del turismo che noi facciamo, ci sono situazioni ancora in cui molti villaggi non sono collegati al sistema fognante. Ci sono situazioni in cui portualità non sono collegate ai centri urbani, quindi ci sono dei difetti, cioè dei ritardi in termini di infrastruttura che nuociono all'immagine turistica. Inoltre la Basilicata ha un potenziale enorme, perché questo è un prodotto importante, quello del mare, ma la potenzialità enorme è anche dovuta ai centri storici che possono vivere dei momenti felici. C'è un rapporto tra il mare e il centro storico oggi? C'è un rapporto, ma sono due turismi diversi. C'è il prodotto culturale, il turismo culturale naturalistico, che è diverso dal turismo mare. Quindi sono prodotti diversi, che possono interagire tra di loro, ma che sono prodotti e mercati diversi. Il prodotto turismo culturale oggi rappresenta il 40% del fatturato del turismo italiano. E la cosa più interessante è che i piccoli centri sotto i 3.000 abitanti fanno 7 miliardi e 300 milioni di fatturato, tutte le città d'arte messe insieme fanno 7 miliardi e 150 milioni di fatturato. Quindi questo significa che noi abbiamo un potenziale, dato dai nostri centri storici, enorme. Il problema è essere consapevoli e avere una regia per mettere un territorio sul mercato. Quindi il turista ipotetico che viene e si rivolge, soprattutto nella vostra struttura, ma nei villaggi in particolar modo del Metapontino, da dove arriva? Anche dall'estero? Il problema dell'estero è un problema che ancora non è stato affrontato in modo adeguato, perché noi non abbiamo una massa critica sufficiente, cioè i 9.000 posti letto che noi abbiamo nel Metapontino sono pari ai posti letto che sono solo a Sibari, quindi non abbiamo, per quanto siamo cresciuti, non abbiamo ancora un numero di posti letto adeguato per affrontare i mercati esteri. Nel momento in cui noi i grandi tour operator, la TUI, la Neckermann eccetera, che detengono il mercato del nord Europa e che devono investire sul mercato grosse somme per poter lanciare un nuovo prodotto, quale appunto la Basilicata, hanno bisogno poi di un ritorno, e questo ritorno noi non siamo in grado di garantire, perché i posti letti non sono adeguati ai numeri necessari per fare un'operazione di marketing di questo tipo. Ecco, pensare ad un turismo che non funzioni solo in estate, ma che sia anche autunno-inverno, così come accade, insomma, non totalmente, anche sulla costiera romagnola, può essere fattibile anche qui sul Golfo di Taranto? Noi stiamo lavorando molto su una destagionalizzazione, che è dato sia dal turismo estero, ma è data anche da altri segmenti. Io penso al turismo dell'accessibilità. Ci sono in Europa 50 milioni di persone che hanno un disagio fisico e quindi rappresentano una fetta di mercato importante insieme agli accompagnatori e ai familiari. Penso al turismo culturale, penso al turismo sportivo, le do solo un dato: la Basilicata fa 2 milioni e 300 mila presenze, la Calabria fa 8 milioni di presenze, Bibbione solo col turismo sportivo in periodo di destagionalizzazione fa 4 milioni di presenze, il doppio della Basilicata e la metà della Calabria. Quindi esistono segmenti di turismo, di prodotti che sono in forte crescita, quale appunto quello sportivo, quello culturale, quello naturalistico, che non hanno risentito neanche della crisi di questi anni. E quindi la Basilicata ha delle carte che può giocarsi e le deve giocare bene. Viste le ricchezze naturalistiche di cui gode, ad esempio le Dolomiti Lucane ed altre, diciamo, bellezze, il Pollino. Le Dolomiti, i Calanghi, le aree delle Murge, sono territori che sono unici. E poi la cosa bella è che c'è una ricchezza nel territorio in termini di offerta. Noi passiamo dalle piantagioni intensive del Metapontino alle zone aride delle Calanghe, cioè è un paesaggio, un territorio che possiamo vendere. Ecco, il rapporto tra Matera Capitale Europea del 2019 e la Costa Ionica,
dal punto di vista turistico c'è, comincia a muoversi, o sono due turismi differenti? Sono due turismi differenti, tuttavia Matera, città della cultura 2019, sta dando una grande visibilità a un territorio che non aveva visibilità e quindi per noi è estremamente importante. Noi abbiamo sofferto di non essere in una destinazione, ma non avere neanche una visibilità. Per cui molte volte il lavoro che è stato fatto un lavoro da parte degli operatori turistici a cui va dato il merito di essere cresciuti, in termini di qualità molto velocemente e con molte capacità. Oggi la Matera ci dà visibilità, grande visibilità, però Matera è un'opportunità per tutto il Sud. Sentire le divisioni tra Puglia, Basilicata, eccetera, o Potenza, o Metapontina, è una cosa assurda e cosa di arretramento culturale. Una città come Matera può generare 8 milioni, 6 milioni di visitatori. Il problema è trasformare questi visitatori in presenza, perché arrivare il giorno e ripartire la sera non costituisce una ricaduta. Avere la possibilità di trasformare gli arrivi in presenza, quindi 10 giorni, 15 giorni, significa delle ricadute enormi sul territorio, ma per fare questo occorre rivolgersi ai mercati il più lontano possibile e mettere a disposizione un territorio che riguarda tutto il sud. Io immagino un turista inglese che sulla scorta della visita a Matera, della motivazione di Matera, scende all'aeroporto di Bari, vede, sta a Matera 2-3 giorni, poi va nella Valle dell'Itria, poi continua nelle coste del Metapontino, poi fa il percorso della Magna Grecia, risale a Pompei, risale sulla costiera amalfitana, prende l'aereo a Napoli e riparte. Cioè un territorio in questi termini va messo in. E se noi consideriamo che 10 giorni di permanenza su 6 milioni di arrivi sono 60 milioni di presenze a 100 euro al giorno, è qualcosa come 6 miliardi che riusciamo a motivare. Allora la regione Basilicata insieme alle altre regioni devono coordinare politiche di comunicazione sui mercati. Non si può fare un gioco isolato, bisogna fare un gioco di squadra dove tutti quanti abbiamo la possibilità di vincere. E dove può essere anche la nuova fabbrica, la nuova macchina che muove l'economia di questo sud, insomma, una Basilicata non isolata ma insieme alle regioni forti che ci circondano. Grazie ingegnere, naturalmente la risentiremo per il 2017 per sapere, anzi le pongo già una domanda su un'anticipazione, se si può fare un'anticipazione per il 2017, come lo vede? 2016 sta andando benissimo. Sta andando meglio dell'anno scorso e già l'anno scorso è stato positivo e sta aumentando anche le marginalità. Nel 2017 stiamo lavorando per avere un anno in cui la destagionalizzazione sia significativa. Già oggi noi lavoriamo su 4 mesi con occupazione intorno al 92-93% era inimmaginabile qualche anno fa. Quando io realizzai questa struttura non trovai nessuna banca disposta a finanziarmi, perché all'epoca fare turismo in Basilicata era velleitario. Oggi le situazioni sono completamente cambiate e il turismo può essere un asset estremamente importante per lo sviluppo del nostro territorio. Grazie ingegnere, una Basilicata che cresce, un sud che naturalmente diventa sempre più competitivo e attraente. Grazie amici, è tutto da Villaggio Giardini d'Oriente a Marina di Novasiri.